Anche dicembre, un mese nero per i pendolari cremaschi e cremonesi. Solo ieri a Crema, il principale treno del mattino utilizzato dai pendolari che lavorano o studiano nel capoluogo regionale è stato cancellato. Si è così arrivati a quota 4 soppressioni in meno di 20 giorni lavorativi, a cui va aggiunto un maxi ritardo di 50 minuti. Assistiamo ormai dagli inizi del mese di dicembre di quest'anno a continue soppressioni, talvolta comunicate all'ultimo minuto. Eclatanti sono stati i giorni di Natale e di Santo Stefano, dove quasi tutti i treni della linea ferroviaria Cremona-Treviglio sono stati cancellati, lasciando a piedi tutte le persone che volevano raggiungere i propri cari per le feste di Natale. Vi sono problematiche rilevanti per raggiungere il lavoro quotidianamente, in quanto anche i treni più frequentati dai pendolari che si recano al lavoro o in università per studio sono sistematicamente in ritardo oppure cancellati. Parliamo soprattutto anche dei diretti che da Crema raggiungono Milano senza effettuare il cambio a Treviglio. Sono i più frequentati dai pendolari e cremaschi e spesso sono in ritardo, forte ritardo oppure anch'essi soppressi. I treni diretti per noi sono molto importanti e abbiamo chiesto all'azienda Trenord che vengano particolarmente attenzionati. I pendolari hanno incontrato a Cremona nei giorni scorsi anche l'assessore regionale Claudia Terzi. Abbiamo avuto alcuni riscontri che speriamo si concretizzino, sia da parte di Trenord, che ha promesso di assegnare alla linea ferroviaria Cremona-Treviglio alcuni dei nuovi convogli che Regione Lombardia ha acquistato per svecchiare il parco treni, sia da parte di RFI, che si occupa di appunto l'infrastruttura ferroviaria e delle stazioni, per l'avvio del raddoppio della linea ferroviaria tra Cremona e Olmeneta.